Jen. E io Dani. E insieme siamo il duo pazzo. Allora, ragazzi, in questi giorni, in questi ultimi tre giorni, già perché tre giorni sono passati, in questi ultimi tre giorni non siamo riusciti a caricare il video che dovevamo caricare. Infatti, problemi tecnici. Sì, infatti su Instagram avevamo detto che stavamo registrando un video, ma poi non è più uscito su YouTube. Perché per colpa di questo cellulare non siamo riusciti a caricarli. E speriamo che stavolta quello che stiamo facendo adesso andrà su YouTube, speriamo, perché l'abbiamo aggiustato, speriamo che insomma abbiamo avuto dei problemi col cellulare, abbiamo pure avuto due iscritti in più, però abbiamo avuto problemi col cellulare, infatti non ci sentiamo da domenica, vero? Sì, oggi è giovedì, è da tanto che non ci sentiamo, ma per colpa di sto cellulare che lo butterei dal balcone. Però oggi siamo tornati con una nuovissima challenge, siamo tornati challenge. Ragazzi, 28 iscritti, ancora due iscritti, arriviamo a 30, ragazzi. Iscrivetevi. A chi vi stiamo simpatici, a chi vi piace la simpatia del Dani o del Gian. Ma basta con sto del insomma, il... parliamo sempre romano, parliamo un po' milanese. Vabbè, oggi una nuovissima challenge che è sempre parlare romano. L'ultimo video che abbiamo fatto era la parodia di Harry Potter, che vi è piaciuta tanto. Mi raccomando, nel prossimo video risponderemo alla quarta domanda. Continuate a scrivere, non state scrivendo perché è difficile stavolta. Infatti uno ci ha scritto che non riusciva a rispondere di guardare su Google, tanto Mr. Crazy non se ne accorge. Speriamo che non se ne accorge. E se ci spia con delle telecamere? Vabbè, oggi una nuovissima challenge che è The Invisible Box, la scatola invisibile challenge! The Invisible Box Challenge. Era la scatola. Perché? Vabbè, credo che tutti voi conoscerete questa challenge, è molto popolare. E faremo tre round. Il primo round, riprendimi che spiego. Il primo round. Stavo a grattare il naso. Il primo round bisogna salire sulla scatola e fare così, ok? Nel secondo round invece dovremo sollevarla, e nel terzo entrarci dentro, che è il più difficile di tutti. Quindi dovremmo fare, cioè, proprio come dei mimi, dobbiamo far capire all'altro che qua c'è una scatola invisibile. Facciamo finta che c'è, tu non sai che stiamo giocando, cioè magari ti dico c'è una scatola invisibile, dobbiamo far finta come dei mimi. Come quelli che si chiamano Mimmi, Mimmo, e voglio fare Mimo. Senza offesa per nessuno, è una battuta. Allora, bella, comincio io, Vota da 1 a 10. Via. Allora, ragazzi, qua c'è una scatola. Come l'ho fatto? Aspetta che la rifaccia. Come l'ho fatto? Per me va bene. Cioè, sembrava che c'era una scatola invisibile. Sì, sotto. Sì, un ostacolo. Sì, ma sembrava. Sì. Ok, quanto mi dai da 1 a 10? Ma io devo votare la gente. No, voti tu, puoi votare anche il pubblico, ma voterai anche tu. Vabbè, io ti do 8, vai, 8. Va bene, voto. Vediamo lui. Provo a vedere cosa sa fare. Pronti? Ci si vedeva comunque, vabbè. Oggi è brutto, vai. Ok. Bello, 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 bello. Grazie, grazie, grazie. Secondo me l'hai fatto anche meglio di me. È purtroppo sì. Oh. Quindi io ti do un 9. Grazie mille. Secondo me il primo round l'hai vinto tu. Poi lo devo rivedere il video su YouTube per capire se per capire. Comunque secondo me il primo round l'hai vinto tu. L'hai fatto molto bene. Almeno, cioè, a me sembrava che c'era una scatola sotto, capisci? Secondo round. Sarà che io rompo molto le scatole. Appunto, però sei molto bravo. Allora, secondo round un pochino più difficile. Dovremmo sollevare questa scatola invisibile. Qua c'è la scatola, la grande. Lasciala, cioè, è troppo pesante. Allora? Ma sì, può andare, dai. Cioè, sembrava che stavo sollevando una scatola. Quanto mi dai? Ti do ancora 8. Vabbè. Non è dire 4, 5. Sì, sì, va bene, va bene, va bene. Dai, vai tu. Corpiti di questa sera. Basta, basta, vai. Adesso tocca a me. Sì. La concentrazione di Dani. Voglio proprio vedere cosa sai fare. È un po' grande. Ma cosa sta facendo? Ragazzi, provate a immaginare che lì c'è una scatola. Ma cosa fai?
sul piombo. Io ti do 8 perché sembrava che c'era la scatola, però io ho esagerato un po'. La scatola non è che è così vabbè, pesante. Ho voluto farla pesante. Secondo me, secondo round pari. Ok? Beh, poi vediamo cosa scrivono i nostri iscritti. Sì, secondo noi per adesso, primo round, amico Dani. Secondo round pari. Qui adesso l'ultimo round. O rimaniamo pari. O vinci tu. Quindi io per una volta non vinco. Sei contento che potresti vincere tu? Però questa è una challenge che però stabiliamo noi. È vero, dovete anche votare voi, ragazzi. Allora, vado io col terzo round. Tanto fanno vincere sempre a te. Ma no, sei dai. Più piccolo, sei più giovane, fai tenerezza. E tu anche tu fai tenerezza perché non vinci mai. L'ultimo round. Dobbiamo entrare nella scatola e chiuderci dentro. Questo ok. È allora, qua c'è la scatola. Pronto? Sì. Bella. Basta, come... Bella, basta, esci dalla scatola. Sì, esco, aspetta che la apro. Bravo. Allora, avete sembrato... Ma io ti do 9 stavolta. Sì? Sì. L'ho fatto così piaciuto. Bene? Poi lo vedrò su YouTube. Adesso vai tu, dai, voglio vedere. Voglio vederti. Dai che magari per una volta vinci tu. Almeno secondo noi, poi votate anche voi. Vai. Certo che mi fa veramente tristezza vedere sto buco nero. Dai. Ok, ragazzi, fate finta che dice una scatola. Aspetta che entra. Sì, ma... È il momento. Ok. Sai, io sono molto più alto. Ok, adesso... Esci dalla scatola, se non mi dici esci dalla scatola io ci sto lì. Tutto il giorno, dai, alzati. Allora, io ti darei un 7 perché 7. L'hai fatto abbastanza, cioè non è che... Allora, quindi secondo noi la challenge è pari. Secondo noi pari. Votate voi, secondo voi, chi ha vinto. Secondo me è pari. Secondo me hai ragione e secondo me nella scatola ci posso anche parcheggiare la mia macchina. Sentiamo la battuta. Come si dice scatola in inglese? Box. Quindi la macchina la metto nel box. E due battute! Prendi con la battuta, guardi là! Vabbè, però abbiamo sentito, abbiamo sentito. Ma devo rifare? No, abbiamo sentito. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel mi piace. Condividete. Iscrivetevi al canale, speriamo che questo video arrivi su YouTube. Commentate secondo voi chi ha vinto. Tra me e commentate anche per la domanda, perché domani dovremmo rispondere. E seguiteci anche su Instagram, ci ritrovate come 2-pazzo. Poi sempre Gian, ma si chiama Gianluca. Ma lo sappiamo. Vabbè, ciao. Speriamo che arrivi su YouTube.